e benvenuti qui alla sala Plaiano dell'Aurum. Questo festival, chi non lo conosce, lo presento ogni volta, è musicante nel parco, io sono il direttore artistico e non la bigliettaia, come è stato detto ieri. Ha 22 anni di vita, è una manifestazione che è durata nel tempo perché mi sono sempre contornata di musicisti, tra virgolette, veramente rosi, ma musicisti che hanno una passione per l'arte e la musica, perché per quanto riguarda la volontà delle istituzioni, la volontà politica è pari a zero, ma non per questa manifestazione, per tutta la cultura. Ultimamente sappiamo quello che sta succedendo. Forse l'attenzione, Mauro, che dicono, parlano sempre del terrorismo, degli incendi, delle guerre, delle catastrofi ambientali, conviene loro in modo che si distrae il discorso della mancanza dei fondi non solo per la cultura, anche per la sanità, perché anche lì è un discorso abbastanza pesante. Ma appunto, quindi doppiamente un applauso per tutti gli artisti che hanno partecipato in questi 22 anni, ve lo chiedo con il cuore. Negli ultimi anni questa manifestazione si è trasferita dal parco di Villa Sabucchi, che lì era uno spazio solo all'aperto, stasera non si poteva fare ad esempio con questo cattivo tempo, qui ha chiuso in questa bellissima sala dell'Aurum, che fa parte del Parco Davos comunque, e negli ultimi anni ho inserito, oltre ai concerti classici che erano tipici delle prime edizioni, mi pare che sei venuto anche tu una volta come pianista e solista, diciamo qualche giorno fa. Ho inserito anche cori polifonici, cori folcloristici, cori gregoriani addirittura, perché l'Abruzzo, che è una terra, io dico sempre, la capitale del mondo, è la regione più bella al mondo, in cui noi vedo anche la signora di Roma, ve l'ho detto, c'è una signora del Venezuela, per esempio. E la regione Abruzzo è una regione talmente particolare che in poco, come un po' l'Italia in miniatura, abbiamo tutto, abbiamo il mare, con mezz'ora andiamo in montagna, con mezz'ora andiamo in collina, abbiamo centri commerciali, abbiamo i musei, abbiamo la casa d'annunzio, abbiamo i parchi, abbiamo tutta la cucina più buona al mondo. E così abbiamo anche una realtà importante musicale, abbiamo la presenza dei cori, ma con una passione per la musica, anche con una grande professionalità, come quello di questa sera, che nulla da invidiare ai cori delle altre regioni. Questa sera è un coro professionale, diretto da una professoressa di musica, che, che dirige anche una scuola di musica importante ad Ortona. Non lo dico per pubblicizzare la scuola, lo dico per pubblicizzare la musica, perché deve essere fatta, soprattutto per i giovani, come dico sempre, perché soprattutto oggi, che sono dipendenti il 99,9 periodico da internet e dalle trappole di internet, i giovani che studiano la musica sicuramente non hanno questo pericolo, o lo hanno in modo molto più largo, diciamo. Quindi i ragazzi che studiano la musica o il canto o una disciplina artistica comunque hanno una sensibilità diversa e una qualità di vita futura migliore rispetto a tanti altri coetanei. Rosanna, penso che me ne dai ragione. Il coro di questa sera si chiama Coro delle Mille, poi magari ci spiegherà il motivo, diretto dalla professoressa Rosanna Meletti, che io chiamo. Mauro D'Alfonso, e la fisarmonica da chi
poi Gioia Granata, Daniele Di Nunzio, Gianni Di Pretoro, Fabrizio Di Alessandro. Sicuramente sono tenori e soprani. Presenta Luciana Cretone, che sicuramente presenterà i brani e ci spiegherà anche un motivo di Belle Ville. Ringraziamo Giancarlo Ranieri, questo grande uomo. Anche violoncello quando era ragazzo, lo è tuttora ragazzo, ma lui riprende in integrale questi spettacoli, poi li posta su YouTube in modo così parsimonioso, così preciso, cioè risparmia tutti gli errori, preciso, basta mettere Musicarte il giorno, quindi stasera 10 settembre 2017, con il titolo, i brani e tutta la serata verrà vista da migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo, perché YouTube, a differenza delle trappole di internet che abbiamo parlato prima, tra cui social network, YouTube invece è un bel veicolo pubblicitario per i musicisti, giusto? Quindi ringraziamo YouTube Man, come lo chiamano da mettere il titolo. Una buona visione, vi chiedo cortesemente, anche visto la presenza di Giancarlo, il cellulare spento per favore, se possibile, e a metà concerto vi illustrerò anche la giornata di domani in cui finisce questa edizione, ma ce ne sarà anche un'altra. Grazie, grazie a tutti, grazie. Naturalmente io ringrazio la professoressa Gabriella Castiglione, mia grandissima amica e collega, è bravissima pianista e veramente vorrei un applauso per lei, perché davvero grazie alla sua capacità che da tanti anni appunto, organizza queste bellissime serate qui all'Aula e prima pure a Sabucchi senza avere nessun contributo. Veramente una grandissima forza di volontà soltanto per amore dell'arte e della musica. Grazie a te Gabriella ed ecco a voi il coro delle voci del per averci invitato a venire qui questa sera, grazie, grazie.
Allora, che dire? Il Coro delle Guille si forma nel 2010 per un'iniziativa della Colloco di Villa Caldari di Ortona. Il Coro delle Guille è composto da Ortona, il territorio di Ortona è composto da tante guille, quindi noi facciamo parte di quasi tutte le guille di Ortona. E da questo viene il nome il Coro delle Voci delle Guille, perché in Florida da San Donato, da San Donato e da Ortona, veniamo dalle varie guille di Ortona e ci unisce il canto, la voglia di cantare, la gioia di stare insieme, la gioia del canto. Poi ha raggiunto molti traguardi, è un premio molto prestigioso, l'ha ricevuto il nostro direttore artistico, la professoressa Rosanna Meletti, nel 2014 dal comune di Santa Eusania del Sandro, il premio all'apertura. Nello stesso anno il coro vince il primo premio alla Settembrata Abruzzese per la miglior formazione corale. Nel 2015 partecipa al concorso per cori amatoriali organizzato dall'associazione Chorus and Sound International, che si è svolta a Roma presso il Pantheon, vincendo il secondo premio d'oro. Il 18 giugno del 2016 abbiamo rappresentato il paese di Ortona alla 19ª assemblea della SISPAX, con il supporto dell'associazione dello Stato Fernando. Nel 2016 abbiamo realizzato il nostro primo CD con le più belle canzoni abruzzesi. E avanti. Abbiamo vinto tanti altri premi e abbiamo raggiunto tantissimi traguardi. Siamo orgogliosi, siamo felici. Giustamente il merito di questo coro, il merito va tutto ai nostri musicisti, Mauro D'Alfonso alla tastiera e Daniele Iacovelli alla casa manca. E grande che è con lei la colla del nostro cuore, perché senza di lei il nostro cuore non sarebbe così unito. Grazie maestro. Va bene. Allora, uno dei canti popolari abruzzesi più antichi è talmente conosciuto e bello di ogni parola, sinceramente, di presentazione e di nome. È tanto importante questo canto che anche D'Annunzio ha riportato il testo di tutte le fontanelle nel Trionfo della Morte, perché è un canto della sua terra. Tutte le fontanelle. Thank you.
il ritmo del prossimo brano può essere quasi ingannevole, proprio per la musica, e fare pensare proprio a una canzone allegra, invece è il lamento di una madre a cui è morta la figlia, e nel dolore ne ricorda i pregi, la bellezza e la dolcezza. È un canto popolare, la figlia madre. Oh,
Lucinella è una bellissima ragazza del paese che va tutti i giorni a prendere l'acqua. Mentre va a prendere l'acqua, il suo corteggiatore la segue immancabilmente. Però lei, Lucinella, fa sempre finta di non essere d'accordo con questo corteggiamento. Anzi, non solo, quasi quasi, sembra quasi che la prenda in giro. Pare sempre proprio che è sorda, diciamo, di questo innamorato. Versi di Nino Saraceni, musica Antonio Di Olio, voce solista Gianni Di Pretoro, la nostra Lucinella Rosa Maria Cardellini, mette sede. Questa poesia sarà recitata dalla nostra turista, bravissima, Di Meo Nicoletta. Se vuoi sentire il maestro della scuola, t'apporti di parabole e consigli. Comenza, lucerelle dello figlio che sta formata a niente da sole. Prende una crollata di parole fraschiere, l'attavismo, la famiglia, da dove invece, senza
sei la scuola dice figli di gatto, surgi e si spicciamo vici tu il titolo. Madonna mia, ma se ti vuoi tomi di lì ci vuole libri scritti che la ci mette nel palugardino. Se sa, se vede da te monne e monne che non ci lascia, fa luce la cinta. Perciò, chi te lo sanno malamente, si può cagnare la sciassa, può cappello, ma lo cuore va, è sempre quello. Mo tu li sei, gli giri, vede e sente, e ne conosce. Ci sta certa gente, che mentre t'accarezza, lo più belle, lunghi a dove scarabelle, e rascita. Ma noi, per la sua mente, lui è sempre innanzi, e ne sposa. E a strapazzizzi, gente paesana, gli può mancare, che saccia, che la cosa non mi ha da dire, l'ambrata natura. Ma te lo cuore, che a mezza lo padre, compagnia, perché non ci sta nessuno. E mi piace un basso sentimento, c'ha benedetta a te che gliela data. Se visti casa nostra, appena andrate, che prima ti può fare un complimento. Subito, vieni cotte, conservate, vieni, nuove, raspante, traducente. La noce, io terrò la fuoco lente, la pezza in luce, la riva curata. Tu, dici sempre che riallo cuore. Dice, ma tu che presta sti sciocchezze? Mio no. Non si guarda mai al valore, ci ha acceso 5 lire, ma ti chiedo che la creanza, che la gentilezza che hanno tra parte tu non ci ritrovi. Se mi fatta così, caro compagno, che fa che non ci sta da quadrini? Lo bagni, o te li fai in mezzo al mare, o te li fai dentro la tina, quando ci tutto in busta ancora a barra, che fa che a mezzo palma dalla schiena ci sta la tina e non ci sta il mare? Se mi fatta così, mi tre carrini lo sei meglio, che sei milionario. Io avessi un carofano scarlatto per fare scurda ogni miseria, una bocca arresa della giovanette, un litro, quattro amici e una cantata in accompagnamento di pianeta. E mi da beve, che sto morni che è bello, e quindi li capisci in una mano. Io amo compare in suo caro, lui cade, o per lui scende, solo una cosa, che ti può fare male. Lucchi mi sta facendo già cappelle, ma non importa. Schiatta la cicata e schiatta pure. E tu ci credi, quelli invece ti più saluto dopo che ha cantato. Perciò, ti dici tu cuore, non c'è casa che ti può fare una bella bandata. A dopo assieme non scappa lo pianto, a dopo assieme non si fa l'amore, a dopo assieme non passa lo canto. Faremo ascoltare un simpatico duetto d'amore, versi di Antonio Fantini, musica di Giuseppe Di Pasquale, Tuz l'amore. Thank you.
È autunno, il cielo è grigio, le foglie cadono, in campagna si lavora per la raccolta delle olive. In questa atmosfera risuona la voce di una figliola. Questo canto sale nell'aria come un messaggio per l'innamorato. Le foglie cadono come lacrime ed il canto entra nell'anima come un addio. Versi, Cesare De Titta, musica, Guido Albanese, voce solista, Fabrizio D'Alessandro, Lupiante delle foglie. Thank you.
Adesso canteremo una canzone molto conosciuta, tra le più belle del repertorio abruzzese. È un giorno di festa, le campane suonano, ma una ragazza è sorda al loro richiamo, come indifferente alla volte di un giovanotto che si strugge per lei e dalla mattina alla sera spasima sotto la sua casa in attesa di una sua attenzione che non arriva mai. Versi di Cesare Vetinta, musica di Antonio Liorio, Din Don. Adesso il coro si prende un attimo di pausa e comunque per rendere il nostro spettacolo più vario la nostra identità ci ha voluto inserire alcuni canti napoletani che adesso saranno seguiti dai nostri solisti Daniele Minunzio e Gioia Granata. Il primo brano che andranno ad eseguire è una canzone molto bella, con i versi di Tito Maglio e musica ad Esposito, Anima e Cuore. Il titolo originale della canzone doveva essere Che Matanate Sole, ma il compositore d'Esposito pensò che dopo il successo di Mi sono ubriacate sole sarebbe stato meglio abbandonare questo genere.
Fu così che, grazie all'intuizione del maestro, una madre nata al sole divenne anima e cuore, Daniele De Nunzio e Gioia Granata. Thank you.
una bella serenata, una serenata che un uomo canta sotto un balcone alla sua donna. Questo è un brano con un testo autobiografico. Infatti l'autore Nicolardi, all'età di 25 anni, si è invaghito di Anna Rossi, la quale per volere dei genitori andò in sposa ad un facoltoso commerciante di 75 anni. Ma dopo la morte di quest'ultimo, egli poté prendere la ragazza come moglie. L'amore trionfa sempre. Versi di Edoardo Nicolardi, musica di Ernesto De Curtis, voce di notte.
La prossima canzone senza dubbio è la più celebre canzone napoletana ed al tempo stesso una delle più evocative icone della cultura italiana. La musica fu composta nel 1898 da Edoardo Di Capua durante un viaggio in Ucraina su dei versi che a Napoli il poeta Giovanni Capurro gli aveva affidato prima della partenza. Si racconta che un giorno Di Capua, vedendo il sole del Mar Nero riflettersi sulla finestra dell'albergo, preso dalla nostalgia per il suo sole napoletano, trovò l'ispirazione per comporre il tema centrale della famosa melodia. Versi di Giovanni Capurro, musica di Edoardo Di Capua, O sole mio.